Ciao, sono Masio, quello che andremo a vedere oggi insieme è Return to Abyss, un Reverse Valet Hell, un gioco alla Vampire Survivor, se vogliamo citare il più famoso del genere, che diventa veramente una cosa caotica da morire, cioè cosa che Vampire Survivor in confronto è vuoto nello schermo, cioè qui i fasci di luce diventano qualcosa che se vi danno problemi le lampeggi delle luci, bene, non è gioco per voi, perché qui gli effetti a schermo diventano una cambogia urticante, ma questo che state vedendo sotto è quello che succede più avanti, si parte lenti e si va veloci, andiamocela a vedere. Eccolo qua il nostro personaggio, sta tizia che si trova in un posto in cui non si ricorda assolutamente di essere mai arrivata, è contornata da nemici di vario genere. Dobbiamo raccattare come in stile Vampire Survival, in questi Reverse Ballet Hell, le sferette che cadono dai mostri, in modo tale da livellare il più velocemente possibile. Spia danno qui? No, non si prende danno. Abbiamo solo un attacco lineare al momento, quindi più si mettono in fila meglio è. Così vedete, riusciamo a pulire più alla svelta, fino ad arrivare al punto in cui iniziamo a prendere degli upgrade. Allora, abbiamo preso un potenziamento che tira a 3 a raggio il nostro attacco base, in modo tale da poter chiappare più granchi possibili. Come vedete abbiamo livellato e stanno arrivando anche mostri diversi, tipo i cani, che immagino con un colpo non muoiono. Vediamo un po'. No, invece si ammazzano anche con un colpo. Ok, adesso aumentiamo ancora il raggio, diventa doppio d'attacco, vedete? Abbiamo raddoppiato i nostri attacchi, quindi fosse stato uno sarebbero stati due, ma sono 3, diventano 6. Piano piano diventerà sempre di più una cambogia andare a raccattare la roba che c'è in terra. Continuiamo a aumentare i nostri attacchi perché a breve diventeremo un ventaglio di luce fondamentalmente. Ancora, ventaglio, più grosso. Bam, vedete ora come sono più grandi i nostri attacchi. E noi continuiamo a pulire il pulibile in modo tale da poter andare a livellare con calma e pazienza. Riusciremo a ottenere quello che si vede nei video di quelli bravi, ovvero un grandissimo ventaglione di luce. Possiamo aumentare ancora la dimensione, sì, sempre più grande. Moar, potevo aumentare i danni, ma visivamente non sarebbe visto, quindi li volevo visivi i miglioramenti. Vedete, sempre più roba in terra, ci vuole sempre più a livellare, però è anche vero che si fa sempre più danno. Sempre più ventagliosi. Vai. Non possiamo direzionare, attacca in automatico il più vicino, quindi ciccia che tiri ciccia, dobbiamo andare così. Ok. Aumentiamo la nostra exp, visto che era tutta roba blu a sto giro, non potevamo aumentare nulla nei danni. Ovviamente le parti in bianco, quelle legate alla luce, sono relative alla nostra arma, mentre le parti celesti sono relative ai nostri miglioramenti, tipo velocità, exp, raccolta delle cose a distanza, che però al momento sinceramente non mi servono più di tanto, ma ci stanno continuando da quelli, quindi va bene. Aumentiamo la distanza di raccolta, così ci dobbiamo avvicinare anche meno per raccattare. Ci sta bene. E puliamo. Ok, olè, bababam, vieni, andiamo a vedere che ti ha fatto, ancora tutorial, basta tutorial, ancora picking distance, vai, voglio raccattare da casa mia la roba, guarda quanta roba si raccatta, veramente l'universo in terra. Oh, adesso arriviamo a prendere anche qualcosa di meglio. Oh, 75 coin, super support impact, questo. Una cassa. Open. Oh. Allora. Lock shock the nearest enemy. Ok, quindi lo tiene fermo e lo gli tira una scarica elettrica. Tornado o illuminare i dintorni per e cerca nemici.
Tornado, voglio il tornado. Ho trovato anche 150 monete. Ecco il tornado, veramente inutile. O meglio, hanno preso. Spende danni nel fuoco. Direi forse di sì. È meglio non andare a provare a vedere cosa succede. E sta arrivando l'universo contro di noi. Hand cannon. Vai di hand cannon. Vogliamo anche il fucile a pompa noi. Vai, sgravatissimo fucile a pompa. Non è vero, sono tutte di merda le altre armi. L'arma principale è l'unica cosa che conta. Possiamo aumentare però il tornado, effettivamente. Allora, il fatto è che stiamo meno davanti è semplicemente il punto della lista, quindi non è un meno. Sembravano tutti meno. Meno tornado speed, meno tutto meno. Perché tutto meno? Invece no. Ok, 25% più grande il tornado, che era veramente minuscolerrimo. Iniziamo a voler fare un pertugio perché sennò non se ne esce. Devi andare a raccattare il raccattabile, qui si deve livellare. Ah, tornado duration. Sì, dai, ormai il tornado deve migliorare a bomba. Ancora un'altra Hell Gift. Windfire, Fuel Produced by now, non ci interessa. Firefly, Arc. Vai, Arc Generator, quello che stunna il più vicino. Vediamo se è valido. Mamma mia, quanta roba a schermo! Mamma mia! Si vede più la mappa, potreste camminare su qualunque cosa, ma non ve ne rendereste conto, ok? Tornado diventa 2, si sdoppia. Cosa della direzionalità che non si può scegliere, l'abbiamo trovata anche in Broseto e in altri giochi, però qui si fa sentire di più la differenza di non averlo. Vai, diventeranno 4, ritornato che da 2 diventavano già 2, sì. Grande moltiplicazione. Madonna mia, oddio, quanta roba c'è di qua. Riesco a pulirli tutti? Qui si livella sodo, Qui si livella sodo, Si splitta in 4. Diventano 8 tornadi. Tornadini piccolini. Quanta roba c'è qua. Una cassa. Dai. Ok, abbiamo un opponent. Abbiamo trovato un boss, quindi. Evil Banisher, Bimsen Holy Light e bombarda, ok. Che pulisce ogni tanto il passaggio. Ma era un opponent, avevate. Usato veramente a caso da parte del PC. Non punto più la voni, eh. Ma cosa ho detto? No, a caso. Qui ora è il famoso ventaglio. Mamma mia. Mamma mia, ancora. Sempre più tornado. La build dei tornado. Madonna, che apertura. Mamma mia! Livellare si fa alla svelta ora. Che bellezza! Ora rimpiango di non aver preso il pick-up a più metri di distanza, perché qua è divertente ora raccattare il cattabile. Oh, ba 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 ba! Ancora più exp. Dobbiamo livellare sempre più velocemente, visto che moriranno sempre con più difficoltà gli altri. Mamma mia, che bellezza! Anche la calamita! Aumenta di 1% la difesa ogni punto vita che perdo. 10% in più di max health adesso. Dobbiamo reggere un po' di più. Vai, raccatta, raccatta! Raccatta il raccattabile, mio uomo! Vai, casse! La cassa! Prendiamo la cassa subito. Un regalo dall'inferno. Hurricane! Ok, ottimo. Abbiamo un uragano adesso, eccolo. I nostri fantastici tornado diventano molto più grossi. Allora, aumentiamo ancora di più il nostro danno, che diventa, vedete? Si espande e se ne va. Quindi potete mirarlo e una volta che sapete la direzione, spararlo verso chi volete. Vedete, potete allargare quindi il vostro. Questa roba si usa in terra? Ora roba da raccattare.
Facciamo più danni da... Facciamo sempre più danni da elettricità. Ma soprattutto vedete come si allarga ancora di più adesso il ventaglione. Ci sono più nemici, abbiamo pulito troppo. Siamo troppo efficienti. Una cosa vorrei che tu mirassi nella direzione in cui voglio io, non... Oh, bravo! Bravo computerino mio, bravo computerino mio. Sono queste pallette in terra? Una roba di ex più grossa? Una roba di ex più grossa? Assolutamente sì, assolutamente sì. Un po' di velocità non ci farebbe male, perché ora iniziano ad essere più veloci di noi. Quindi ora rallentiamo loro o ci dobbiamo velocizzare noi. In qualche modo dobbiamo risolvere comunque. Ok, andiamo a raccattare tutta questa exp. E infatti prendiamo un po' più di speed. E un altro regalino dall'inferno. Tutti gialli. Ok. Aumentano i nostri effetti fantastici a schermo. La nostra pulizia diventa sempre più efficace. Però non si possa mirare un pochino mi dà i nervi, perché sopra ci avrei l'universo. Però va bene. Dai, qua, qua, fare anche tu. Oh, aumentiamo il raggio. Ah! Vedete, prendo tutto lo schermo ora. In allegria. Ma la calamitina non c'è, eh? Allora, i nemici generati vengono più lenti. Meno male. Abbiamo rallentato un pochino il tutto. Oh, granchioni. Usci la pompa di tutte le cose che ho preso, credo sia la cosa più inutile. Oh vai, bella roba. Allora, facciamo più danni con le schegge. Ancora più velocità per noi. Boss, a livello 28 arriva un demone. Arriva un demone che ci vuole morti. Aumentiamo il nostro pick up range, perché diventa sempre più importante. Ok, cerchiamo di pulire per arrivare al boss. Ok, adesso dovremmo anche con i nostri danni spingere indietro i nemici. Il boss ora se le piglia tutte nei denti queste. E qua ovviamente fa danno già dall'inizio, questo fascio di luce, quindi le schegge poi hanno una loro statistica. E il boss è praticamente andato a schiattare immediatamente. Victory! Ah, così di brutto? 8 minuti e 10 e victory? Il gioco è molto più carino di quello che credevo in realtà. Se vi piacciono questo genere di giochi, ovvero il reverse bullet hell in chiave roguelike, sono sicuramente dell'avviso di consigliarvelo. Anche perché costa poco, sono 3,99€ se non vado errato giù di lì. Quindi, se il video vi è piaciuto, invito a mettere un like, commentare e condividere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!